Rieccoci a Sofia per una nuova puntata del T-Gym dagli europei di ginnastica artistica. Siamo seduti qui su queste poltroncine rosse, potrebbero sembrare quelle di un teatro, in realtà di fronte a noi c'è l'impianto bulgaro e si stanno svolgendo le qualificazioni finali del concorso Juniores. Le azzurrine, la nazionale italiana è alle parallele asimmetriche, sono qui di fronte a noi, non ve le possiamo far vedere per un problema di diritti, però io qui al fianco ho le quattro quinti della squadra nazionale senior che stanno naturalmente assistendo alle gare delle loro compagne e stanno facendo il tifo. Volevo iniziare da Erika. Erika, allora, ieri avete fatto la prova podio, com'è andata? Bene, la prova podio è andata bene, abbiamo provato tutti i nostri esercizi, gli attrezzi sono molto buoni in questi campionati europei e speriamo di fare bene in gara perché ci siamo allenati molto bene, anche la prova podio è andata bene. Senti, ci ricordi quali saranno i tuoi attrezzi? Sì, io farò corpo libero e volteggio. Quindi due su quattro, gli altri due probabilmente li fa Giorgia. Sì, io faccio la trave e le parallele. La prova podio di ieri è andata bene e abbiamo testato tutti gli attrezzi che sono molto buoni. Quindi siamo preparati e speriamo di fare il nostro meglio. Quindi voi siete due ginnaste complementari, vi completate a vicenda e per il concorso a squadre l'obiettivo è quello naturalmente di entrare in finale. Sì, assolutamente, entrare in finale e poi vedremo, daremo del nostro meglio sicuramente. Senti Erika, qual è la musica del tuo corpo libero che è particolarmente orecchiabile, molto bella? Sì, la mia musica è Master of Puppets dei Metallica, però la versione col violino. E Giorgia, intanto mentre noi chiacchieriamo qui di fronte si stanno riscaldando le nostre atlete, il warm up sull'attrezzo. A che serve questo momento per prendere confidenza ancora una volta sull'attrezzatura? Sì, perché dopo il primo giro degli attrezzi nella palestra del warm up sali sul podio e l'attrezzatura è leggermente diversa, quindi provi e ti sei anche un po' freddata dal primo giro, quindi provi quei 30 secondi e poi fai la gara. Elisa Meneghini, tu invece due anni fa, nel 2012 a Bruxelles, ti trovavi nella stessa situazione in cui sono adesso le tue compagne più giovani, cioè molto emozionate ad un esordio in una competizione così importante. Che cosa si prova in quei momenti? Sicuramente un po' di agitazione, normalissima, perché è il primo europeo da junior e anche molte emozioni diverse, però è bellissimo gareggiare insieme a altre ginnaste più forti e confrontarsi con loro. Poi tu l'anno successivo ti sei trovata catapultata fra le grandi a Mosca, ti sei comportata molto bene. Com'è il passaggio dalla categoria giovanile a quella senior? C'è davvero tanta differenza? Beh, non cambia molto. Allora Martina, invece tu sei all'esordio assoluto tra le senior, lo scorso anno hai ottenuto un oro, una medaglia d'oro alle parallele, agli EIOF di Utrecht, quindi già un bel risultato all'attivo nel tuo palmarès, però insomma un campionato europeo è tutta un'altra cosa. Sì, è sicuramente molto più importante un campionato europeo, soprattutto poi da senior, che è la prima gara che faccio con le senior e quindi sarà molto più importante ed è più emozionante anche rispetto a tipo gli off dell'anno scorso. Senti, quali sono gli attrezzi, i vostri attrezzi? Io farò tutti gli attrezzi. Tu sarai anche la pripista in tutte e quattro le rotazioni, questa è una bella responsabilità. Eh sì, molto importante. E io volteggio parallela. E iniziare a salire sull'attrezzo per prima è comunque una cosa difficile dal punto di vista della concentrazione oppure comunque ti togli il pensiero presto così non ci stai tanto sopra con la testa? Beh, da una parte partire per prima, cioè io lo preferisco, almeno mi tolgo subito l'esercizio e... Anche perché mi scaldo e sono subito calda per partire a fare l'esercizio di gara, quindi per me va bene. Erika, come stanno andando le vostre compagne? Bene, hanno iniziato al corpo libero, hanno fatto bene corpo libero volteggio, adesso sono in parallela. Sofia deve fare il suo esercizio e stanno quasi per finire il terzo attrezzo. E Giorgia, anche voi domani inizierete al corpo libero, questo è un vantaggio? La rotazione degli attrezzi vi è congeniale oppure ci sono delle cose che non conosciamo? Beh, dipende per quali attrezzi fai. Ad esempio io faccio, sto ferma a due rotazioni, corpo libero e volteggio e poi inizio parallele trave, quindi per me sto ferma all'inizio e poi faccio gli altri due dopo. Ragazze, chi è la vostra ginnasta preferita ed è presente qui? Sì, è presente qui, Alia Mustafina. Anche per te? Anche per me. Senti, cosa ha di particolare questa ginnasta che vi affascina? È bella, elegante. È bravissima in tutti gli attrezzi. Avete avuto modo di incontrarla, di scambiarci qualche parola? Lo cercherete di farlo? E a fine gara cercheremo di fare una foto con lei.
L'ho vista in hotel perché è nel nostro stesso hotel, però speriamo a fine gara di poter fare una foto con lei. Erika, invece, quali sono le squadre più temibili con le quali vi dovrete scontrare domani? Temibile direi la Gran Bretagna assolutamente, che è la nostra rivale, e sicuramente Russia e Romania sono le favorite e si giocheranno il primo posto. Ecco, rispetto a Bruxelles nel 2012, quando con voi in squadra arrivammo al terzo posto, Giorgia, e qual è la cosa è cambiato, diciamo, da allora? Possiamo ancora cercare di competere per un posto sul podio? Ma più o meno è quasi la stessa situazione, però l'Inghilterra è migliorata, quindi è un po' più forte. Intanto si è conclusa la gara alle parallele asimmetriche, quindi anche la terza rotazione. Le azzurre si spostano ora sulla trave per concludere la loro gara e noi andiamo a seguirle dall'altra parte dell'impianto. Quindi è stato veramente bello fare questa chiacchierata con le ginnaste senior. Domani tocca a voi, tutta l'Italia vi segue, vi farà un gran tifo, e quindi noi adesso non possiamo fare altro che salutare chi ci sta seguendo con un Gamba Italia! Volevo solo avvisare Vanessa Ferrari che c'è una corpo liberista junior in arrivo, si chiama Chiara Merai, deve tremare. Gamba ragazze. Secondo me la squadra, questa gara di oggi è andata molto bene, come squadra siamo state molto unite, ci siamo sostenute a vicenda e non ce l'aspettavamo, quinto posto abbastanza meritato, potevamo fare meglio, però è andata così, siamo molto contente. E io invece sono passata come all around e come finale ad attrezzo, il volteggio invece pensavo di stoppare un pochino l'arrivo al volteggio dall'1,5, poi ho fatto due passetti, mi sono tirata un po' giù, però poi ho detto che c'era ancora l'uno da fare, ho provato a stopparlo, è andata molto bene e non me l'aspettavo di certo fare la finale all around come quella al volteggio, e sono molto soddisfatta e contenta. Allora tiriamo le somme di questa gara juniores. Allora le ragazze hanno fatto tutto quello che dovevano, avremmo firmato per un quinto posto prima di questa gara e quinti siamo arrivati. E poi ci sono le belle sorprese, chiamiamole così, delle finali di specialità, dove abbiamo le due volteggiste, Busato e Carofiglio, entrambe entrate in finale, una finale al corpo libero per Chiara Merai con Pilar prima riserva. E quindi direi che sono veramente state molto molto brave. Spiace un pochino per la parallela di Ioda, che poteva essere l'altra finale, purtroppo una caduta le ha impedito di raggiungerla. E poi le due finaliste nel 24, che sono ancora Busato e Rubagotti. Quindi risultato assolutamente diciamo in linea con quelle che potevano essere le nostre massime aspettative. Quindi bravo alle ragazze, bravo agli allenatori, questi due ragazzotti qua vicino a me, Laura e Marco, che sorridono sempre e che hanno portato questa squadra a fare una bellissima esperienza, una bella prova, e quindi siamo tutti quanti felici, e le ragazze le abbiamo viste tutte quante felici. Ripeto, solo Iosa un pochino delusa, però con questa prova si è guadagnata l'accesso agli YOG di quest'estate, quindi insomma adesso stasera la facciamo ridere un po' e poi siamo a posto. Si sono appena concluse le premiazioni con Russia, Gran Bretagna e Romania sul podio, non ci resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima edizione del speciale T-Gym dagli Europei di Artistica. David Ciaralli, Federginnastica, Sofia. Forza.